un assassino comunista, perché hanno la coscienza sporca come questo assassino. E la cosa curiosa è che fra alcuni di questi firmatari che volevano la libertà di questo assassino c'è ancora qualcuno che in questi giorni rompe le palle a me perché voglio presidiare i confini di questo paese. Sono orgoglioso di essere nemico di certa gentaglia. Avere contro certa gentaglia che difende gli assassini per me è motivo di orgoglio, perché in Italia sono i poliziotti che arrestano gli assassini, non sono gli pseudo-intellettuali che li difendono. E quindi è una bella domenica, è una bella domenica. Io sto combattendo una lotta quartiere per quartiere, piazza per... Ognuno fa il suo. Ringrazio le forze dell'ordine, ringrazio il presidente brasiliano, ringrazio gli amici dell'intelligence di altri paesi europei e ringrazio i familiari delle vittime che hanno portato pazienza anche troppo a lungo. Oggi ho mangiato con i bimbi e alla fine ho... È l'inizio perché non è l'unico assassino che se la gode in giro per il mondo, c'è un altro elenco di decine di assassini che se la godono in giro per il mondo, adesso vedremo di andarli a beccare uno per uno. Legalità, no. No. È un assassino comunista, sì, è un assassino comunista, è un assassino che ammazzava nel nome del proletariato e del comunismo. Finché non lo vediamo atterrare in Italia non è ancora scontata la giustizia.